Durante il periodo risorgimentale, la Repubblica di San Marino è stata ospite suolo per numerose personalità che avevano partecipato ai moti liberali, dal 1799 con Melchiorre Delfico fino all'Unità d'Italia. Il momento più significativo e celebre di questa fase storica è senza dubbio l'episodio dello scampo garibaldino. Nel 1849, alla caduta della Repubblica Romana, Giuseppe Garibaldi con la moglie Anita e con un cospicuo gruppo di combattenti tenta di raggiungere Venezia per mettersi in salvo. In questa fuga avventurosa, inseguito dall'esercito austriaco, il 31 luglio Garibaldi entra a San Marino, incontra i capitani reggenti e chiede loro asilo e un po' di pane. La mostra "Chiediamo asilo e un po' di pane, Garibaldi a San Marino" si inserisce in un progetto sulla valorizzazione della trafila garibaldina ed è curata dagli istituti culturali, archivio di Stato, biblioteca di Stato e musei di Stato, che conservano cimeli e documenti testimoni della vicenda. Il percorso espositivo ripercorre al piano terra le fasi dello scampo garibaldino attraverso cimeli, immagini, documenti e libri, per proseguire al piano rialzato con le numerose celebrazioni storiche dello scampo, con particolare attenzione alle missioni filateliche dedicate all'episodio garibaldino. Una timeline garibaldina ed una scansione cromatica ci fanno da guida. La sezione rossa è dedicata alla fuga da Roma con direzione Venezia e dall'avvicinamento delle truppe garibaldine a San Marino. Documenti d'archivio, sigilli della Repubblica Romana, opuscoli ed un frammento di bandiera, uno splendido fucile appartenuto al generale, ne sono la testimonianza. La sezione verde ci racconta l'arrivo di Garibaldi e delle sue truppe sul suolo sammarinese. Nelle vetrine un autografo ed una sciabola del generale Garibaldi, oggetti appartenuti ad Ugo Bassi, libri ed il volto in bronzo dello stesso Garibaldi. Alle pareti disegni che ritraggono i luoghi sammarinesi interessati ed un ritratto del reggente Belzoppi. La sezione blu è riservata alla fuga. Le condizioni di resa imposte dagli austriaci non sono accettate e in breve tempo, con la complicità degli ospiti, viene organizzata la fuga. Memorie biografiche, documenti d'archivio ed oggetti in uso alle truppe sono contenuti nelle vetrine. Un vestito di brocato nero, conservato al Museo di Stato, e quanto rimane della breve sosta a San Marino di Anita Garibaldi. Breve quanto breve è stata la sua vita. Nel 1849, durante lo scampo garibaldino, Anita era in attesa del quinto figlio. L'abito nero che le donne della Cetona nel luglio del 1849 le avevano regalato e che lei scambia il 31 luglio con un abito più adatto alla fuga è il cimiglio al quale i sammarinesi sono più affezionati. Garibaldi coraggiosamente ha attraversato il tempo e lo spazio ed è tornato a San Marino anche in tempo di Covid. L'attività didattica progettata dagli istituti culturali e messa a punto nell'inverno del 2019 ha dato buoni frutti. Il progetto, ideato per le scuole, era finalizzato alla conoscenza dell'episodio garibaldino e alla interpretazione personale attraverso un disegno, poi trasformato in francobollo dagli operatori dei musei di Stato. È stato sorprendente sapere che il francobollo, disegnato da Celeste, che ritrae Garibaldi ed Anita visti con gli occhi di un bambino, ha consentito il viaggio di una lettera inviata alla maestra.